Bentornati amici, un saluto da Luigi Duchi. Oggi andremo a parlare di un'azienda che è stata più volte protagonista all'interno del nostro blog, un'azienda alla quale sono molto legato in quanto quando ho iniziato questa avventura con Vincenzo è stata una delle prime aziende che ci ha dato fiducia e ci ha iniziato a inviare molti dispositivi da recensire e ricorderete il marchio Deltador. All'interno del nostro blog ci sono tantissimi articoli riguardanti questo marchio francese che ha costruito un ecosistema proprietario comprensivo di tantissimi device. Infatti nel corso del tempo abbiamo visto attuatori per tapparelle, attuatori per tende da sole, attuatori per punti luce, termostati, poi abbiamo visto anche un ottimo sistema di allarme, mi stavo quasi per dimenticare, un ottimo sistema di allarme che è tuttora montato nel mio appartamento e lo reputo un ottimo sistema molto molto completo. Ecco, oggi mi hanno inviato invece la Tycam 2100 Outdoor, che non è altro che una videocamera di sorveglianza da esterno con grado di protezione IP67, quindi può stare tranquillamente alle intemperie fuori, e una videocamera di sorveglianza Full HD 25 fotogrammi per secondo, che ovviamente ha anche la visione notturna tramite infrarosso. Si riesce a vedere fino a 30 metri in visione notturna, ovviamente come tutte le videocamere di sorveglianza in bianco e nero, per diciamo risaltare la visione notturna. E la particolarità di questa videocamera di sorveglianza che mi ha colpito molto è la possibilità di inserire al suo interno delle schede micro SD. Direte voi, qual è la particolarità? Tutte le videocamere di sorveglianza possono avere una scheda SD al suo interno. Questo è vero. Partiamo dal fatto che una da 16 GB è già inclusa nella confezione ed espandibile fino a 128 GB, ma non è questa la caratteristica principale. La SD inserita all'interno della cam di sorveglianza verrà criptata e sarà possibile estrapolare i video solamente dall'applicazione Tidom. Applicazione Tidom che è quella che diciamo fa parte dell'ecosistema Deltador e fa a capo ad un gateway, il famoso gateway che abbiamo visto nelle altre recensioni di questa azienda, che permette di gestire tutti quanti i device che comunicano con un protocollo proprietario, presumo sia un protocollo radio, se non ricordo male dovrebbe essere intorno agli 800 MHz di diciamo trasmissione. Questa videocamera di sorveglianza fa parte di un gruppo più ampio di videocamere di sorveglianza, questa è quella da esterno, si possono collegare fino ad 8 telecamere all'interno dell'applicazione Tidom e andare a gestire video e riprese senza pagare nessun cloud. Molte videocamere di sorveglianza permettono l'archiviazione nel cloud, permettono questa archiviazione, ma questa archiviazione tendenzialmente è a pagamento, mentre in questo caso non ci sarà bisogno di pagare nessun tipo di abbonamento. Le immagini verranno visionate e si potranno anche scaricare dall'applicazione Tidom e la particolarità di questa videocamera di sorveglianza, oltre a tutte queste caratteristiche che vi ho elencato, è la completa diciamo gamma di possibilità di alimentazione. Infatti può essere alimentata a 12 volt mediante l'alimentatore che c'è all'interno della confezione, oppure può essere alimentata mediante il protocollo PoE, Power over Ethernet. Infatti ha, oltre alla connessione Wi-Fi, anche la connessione tramite cavo Ethernet, e mediante questo cavo è possibile eventualmente anche alimentarla. Potrete quindi collegarla all'alimentatore e utilizzare il Wi-Fi o il cavo Ethernet, oppure collegarla tramite cavo Ethernet e il protocollo PoE e di conseguenza andare ad utilizzare un cavo solo sia per alimentarla che per connetterla ad internet. Si possono creare anche delle zone per la registrazione, infatti sarà possibile registrare H24 oppure solamente alla rilevazione del movimento, e come vi dicevo si possono creare delle zone dove la rilevazione del movimento viene abilitata. Possiamo magari escludere alcune parti che non ci interessano, invece andare a registrare solo quando determinata porzione dello schermo registrato, della visione della telecamera, viene occupato da una presenza, e quindi la videocamera di sorveglianza inizierà a registrare. Andiamo ad aprirla, poi faremo un po' di prove di connessione con la sua applicazione e poi andiamo a vedere qualche immagine della videocamera di sorveglianza.
Eccoci di qua di fronte alla confezione della Tycam 2100 Outdoor. Andiamo subito ad aprirla per vedere il contenuto della confezione. Manualistica, protezione, altri manuali. Eccoli qua, adesivo, videosorveglianza, la dima per fissare la videocamera di sorveglianza al muro per segnare i tasselli di fissaggio. Qua dentro abbiamo il cavetto di connessione internet, una Torx e presumo sia l'antenna per la connessione wifi. Antenna che si può rimuovere e in caso di connessione wifi si potrà mettere, di connessione ethernet si potrà mettere all'interno della vite il tappo di protezione. Se non necessiteremo appunto dell'antenna, la potremo direttamente smontare. Qua abbiamo il cavetto con il spinotto per l'alimentazione che avrà anche un pratico tappo se si deciderà di utilizzare l'alimentazione Power over Ethernet. Abbiamo anche l'altra parte da mettere sul cavo per proteggere e rendere stagno completamente la giunzione fra il plug e la presa RJ45. Qua dentro abbiamo ancora l'alimentatore con vari adattatori. Abbiamo ovviamente anche quello italiano, eccolo qua, oppure quello inglese dovrebbe essere, se non ricordo male. E infine viti e tasselli. Benissimo, non c'è più niente dentro la confezione. Andiamo a mettere alla prova la nostra videocamera di sorveglianza accoppiandola all'applicazione Tidom. Ecco qua, una volta aperta l'applicazione Tidom di Deltador sarà necessario cliccare sul menu a tendina in alto a sinistra e successivamente sui miei dispositivi. Ovviamente dovremo anche premere il pulsante aggiungere un dispositivo e cercare la telecamera, che nel nostro caso è la Tycam 2100 Outdoor. Una volta selezionata la videocamera di sorveglianza ci verrà chiesto con quale tipologia di connessione vogliamo connetterla. Quindi io andrò ad utilizzare Ethernet, quindi utilizzerò sia il cavo Ethernet sia l'alimentatore incluso nella confezione. Questo perché purtroppo non ho a disposizione porte PoE del mio switch libere. Bene, cliccando su Ethernet si aprirà la fotocamera che ci chiederà di scansionare il codice QR presente sulla scatola della nostra videocamera di sorveglianza, quindi molto importante da non perdere. E dovremo seguire le istruzioni a schermo. Quindi, come prima cosa, dovremo andare a connettere il cavo dati. Come seconda cosa, dovremo andare a connettere l'alimentazione. Prendendo la vostra videocamera noterete che i LED infrarosso si accenderanno, ovvero non lo vedrete molto bene, nel video si riesce a vedere molto meglio. Dovrete attendere che i LED si spengano e successivamente iniziano a lampeggiare. A quel punto potremo premere il tasto associare. Ci vorrà un po' di tempo, dobbiamo solamente attendere. Ecco, come avete notato, i LED iniziano a lampeggiare velocemente. Questo è il segnale che possiamo cliccare sul pulsante associare. Il nostro device si connetterà alla rete, successivamente si registrerà sul server per poi accoppiarsi al no nostro account Deltador. Anche qui ci sarà da attendere un po'. Ecco qua, associazione riuscita, la vostra telecamera adesso è pronta per essere utilizzata. Allora, nel menu dell'applicazione Tidom, alla voce telecamera, ci sarà appunto la nostra videocamera di sorveglianza che ci permetterà di registrare oppure registrare solo il movimento cliccando queste icone oppure semplicemente andare a vedere la riproduzione, che in questo caso è in bianco e nero perché abbiamo appunto pochissima luce. Ehi Google. Accendi Steampunk e Spot Piloti. Ok, accendo due interruttori. Ecco qua.
ho acceso le luci, così potete notare anche il passaggio a colori. Ovviamente siamo al chiuso, quindi non è diciamo il massimo dell'intensità, ma comunque, come vedete, il mio gatto sornione come se la gode lì gozzovigliando sul pavimento. L'immagine è anche abbastanza fluida, segue molto i movimenti delle persone e delle cose. Bene, andiamo a vedere un po' le funzioni dell'applicazione, poi magari vi farò vedere anche delle riprese notturne esterne e diurne. Ecco, adesso che abbiamo visto la telecamera, andiamo a vedere le funzioni settabili di questa telecamera, che sono molto interessanti. Allora, innanzitutto dovremo tornare sui miei dispositivi e selezionare telecamera 1, che è il nome di default che viene assegnato alla cam, che sarà ovviamente sostituibile semplicemente cliccando qui sul nome e si potrà andare a modificare da telecamera 1 a telecamera, viva la fantasia. Comunque, un'opzione molto importante e molto interessante è l'opzione di rilevamento, le zone di rilevamento. Di default è inserito rilevamento standard, che è il rilevamento di movimento su tutta l'immagine della ripresa dalla videocamera di sorveglianza, mentre se selezioniamo zona di intrusione potremmo innanzitutto selezionare una sensibilità di rilevamento che va da un minimo di 0 a un massimo di 5 e potremmo anche definire la zona di rilevamento. Come vedete, potete spostare a vostro piacimento, ad esempio così, e poi potrete eventualmente confermare tutto quello che accadrà intorno alla zona di intrusione. Non verrà rilevato dal sensore di movimento della videocamera di sorveglianza e quindi eventualmente non ci sarà una notifica. Torniamo indietro, andiamo a vedere invece linea di superamento. Anche questo è ha la possibilità di essere settata da 0 ad un massimo di 5. La linea di superamento è una cosa molto simile alla zona, semplicemente una barriera virtuale che una volta che viene superata ci darà la possibilità di ricevere una notifica in funzione del superamento appunto di questa linea immaginaria. Poi abbiamo la possibilità di andare a vedere i parametri dell'immagine. Ah, ok, questo è il classico menu per capovolgere sotto sopra l'immagine, in modo che se mettiamo la videocamera di sorveglianza sotto sopra possiamo comunque girare di 180 gradi l'immagine. Compensazione della retroilluminazione, attivare la compensazione della retroilluminazione per migliorare il video in caso di controluce. Quindi se la videocamera di sorveglianza è posizionata in controluce, selezionando questa opzione sicuramente l'immagine verrà migliorata. Rete wifi non la sto a guardare, comunque sarà possibile settare la rete wifi direttamente da questo menu, sempre che non l'abbiate fatto direttamente in fase di accoppiamento della telecamera, se avrete scelto la opzione wifi come connessione ad internet. Salvataggio, ecco, no, ho sbagliato, volevo premere salvataggio. Allora, ci dà un diciamo dettaglio dello spazio utilizzato dalla memory card inserita all'interno. Di base troverete una memory card da 16 GB all'interno della videocamera di sorveglianza, espandibile fino a 128 GB. Quando verrà inserita la SD all'interno della videocamera di sorveglianza, verrà criptata e sarà possibile leggere solamente dall'applicazione i vari filmati e anche eventualmente andarli a scaricare. Qui ci dice che su 16 GB abbiamo una durata di registrazione restante di 1563 minuti. Ovviamente aumenteranno i minuti in funzione della dimensione della micro SD. L'ultimo pulsante è per eliminare e informazioni, invece ci darà tutti i parametri quali MAC address, indirizzo IP e tutti i vari le varie informazioni della videocamera di sorveglianza. Un'ultima cosa, avvisi,
possiamo attivare o disattivare dalla sezione avvisi il rilevamento delle telecamere Tycam. Quindi, se non vogliamo essere disturbati dalle notifiche di movimento, potremo spuntare questa voce, levare la spunta a questa voce e quindi non essere più notificati al diciamo movimento ripreso dalla telecamera di sorveglianza. Sempre invece su telecamera potremmo andare a visionare le varie registrazioni. Ovviamente l'ho appena accoppiata, quindi non c'è assolutamente niente, non c'è nessun video salvato, anche perché non avevo impostato la registrazione. Comunque nel caso che riprendete qualcosa, ci sono tutti i giorni che potete scorrere e praticamente ci saranno tutti gli orari e le varie registrazioni che saranno o continuative oppure solamente in caso di movimento, come abbiamo visto prima. Bene amici, anche per oggi è tutto, vi ricordo di seguirci sui nostri canali, vi ricordo di mettere soprattutto una bella spunta alla campanella sui video YouTube in modo da essere notificati ogni volta che questa faccia da stupido o quell'altra ancora peggio del mio collega Vincenzo viene a creare un nuovo video e pubblicarlo su YouTube. Un saluto, alla prossima, ciao!